Scusate, ragazzi, io non mi sento, sono confusa. Vado di là un attimo a stendermi. Attenzione, però! E terrasse sta pieno di passirotti. Allora può essere che il mister che stava prendendo una bocchetta d'aria a un certo punto ha scoperto un ladro e... si sono sfraganati le massate. E poi che fine ha fatto? Il pupazzetto di videogame. Quale pupazzetto? È una mia teoria. Comunque controllato. In campo non c'è. Tra il pubblico neanche. Però c'è uno strano vestito da coniglio che passa tra un tempo e l'altro. Michele, di la verità, tu hai tentato il suicidio. No. Ed io ti ho salvato la vita. Sì. Meno male che c'era l'ape. Senti, io non ho tentato nessun suicidio, va bene. Adesso liberimi da sto coso. Michele, la vita è bella. Ci sono gli alberelli, i fiorellini, gli uccellini. Sempre questo, ci sono anche i pisciolini. Non si apre. Come non si apre? No. Come si apre? Io lo capisco che ci sono dei momenti di sconforto. Ma se alla prima difficoltà vi buttate giù, qua va a finire che prima o poi mi scassate l'ape. Senti, io non ho tentato nessun suicidio, d'accordo? Ora. E Michele, non si apre. Senti, mi squattano, bruciano, fai qualcosa, ma liberami da sto tono sacco a pelo! Tutta me! Una notte al gelo, trovo pure un maniaco! Cos'altro mi trova a capitare? Nulla, io sono immortale! Houston, abbiamo un problema! Sì, 1,85 m. Complimenti di che? No, no, ma non 4 anni, ho detto 44! Cioè, questi non lo trovano neanche se si costituisce. No. Attacca, attacca. Pronto, arrivederci. Cosa dite? Chiamiamo gli ospedali? Sì, magari è andato a trovare un amico malato. Mm-hmm. E se magari si è recato per comprare le sigarette? Ah, ma lui non fuma. Appositamente, amico, è su una scusa e spiegaglielo. Gnora, sai come si fa quando si dice cara che vado un momentito a comprare le sigarette e dopodiché se la squagliano e se pareciscono alla Bermudas? E allora controlliamo se ha preso il costume da bagno. E se è successo qualcosa? Magari Marcellina ha ragione. E che so, è entrato qualcuno. Ragazzi, è tutta colpa mia. Oh, Michele, finalmente. Oh, papà. Ma che... Cornetti. T'abbiamo cercato dappertutto. Ci hai fatto preoccupare. Ha fatto un salto al bar, ha fatto... Il barista era un Rottweiler. Mister, e lo svaso sfracassato in terrazza? E il sacco a pelo? Beh, faceva freddo e... Allora... Ma tu hai spiegato tutto? Amore, ho spiegato fino alla cucina, ho spiegato, poi... Poi tutto svanito. Fino ai budini a decollo verticale. Cosa fate qua? Preparate una bella colazione, su. Questi sono i cornetti e... Andate in cucina, su. Nasconde qualcosa. Nascondo no. Ve lo dico, Jo. È il mister Pobresido. È sonnambulo. Ma t'ho conciato io così? Ma è graffiato, è stato proprio... avevi il fuoco dentro. Ma va. T'ho graffiato. Non ti tratteneva più nessuno. Dai. Amore, perché non lo rifacciamo stasera?